Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera. In studio Massimo Bonella per Osservatorio Antimafia, sempre in sostituzione ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Sono le 22.01, quindi nuovamente in diretta. Allora, parleremo della rassegna stampa di Antimafia 2000, o meglio, parleremo della testata giornalistica O News di Palermo Antimafia 2000, che la potete consultare al sito internet Antimafia 2000. Com. Ecco, vi ripeto il sito antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere, attenzione perché altrimenti non vi esce nulla. Allora, iniziamo subito nell'andare ad aprire la prima pagina, ovvero la home page. Allora, subito a destra troviamo in primissimo piano l'articolo di Saverio Lodato, questo bravissimo giornalista di Antimafia 2000, dal titolo Anche le parole di Fiammetta Borsellino sono una boiata pazzesca? Interrogatorio. Interrogativo. Cliccate e potete leggere tutto quanto l'articolo. Dunque, veniamo adesso a quelli che sono gli altri articoli posti in primo piano sulla home page di Antimafia 2000. Allora, partiamo subito con la sentenza di Palermo e adesso i mandanti esterni delle stragi di Giorgio Bongiovanni. A seguire, trattativa, le reazioni scomposte delle belve ferite di Lorenzo Baldo. Poi ancora, e ora dite che nella trattativa non c'è stato, di Lorenzo Baldo a Rompetinari. Poi ancora, trattativa Cicimino Junior e quella severa condanna al testa e chiave di Lorenzo Baldo a Rompetinari. Poi Mikhail Gorbaciov, situazione mondiale drammatica, una inattesa conversazione telefonica con il presidente di Giulietto Chiesa. Qui è molto interessante, vi invito a leggere questo articolo, articolo che poi è stato riportato anche nella nostra testata penetraoggitv.net, perché insomma la dice lunga, fa veramente riflettere. Andiamo avanti, abbiamo naturalmente tutte le ultime ore, sempre sulla destra della homepage di antimafia2000.com e poi al centro altri importanti articoli. Dunque, iniziamo con il primo. 'Ndrangheta, PM Lombardo a Bild, so di rischiare ma non mollo, togliere i figli a famiglie mafiose per darmi altra possibilità. De Rao, lotta alla mafia sia priorità politica, l'appello lanciato dal procuratore nazionale antimafia. Stato mafia, PM in coro, sentenza storica, dimostrazione che processo andava fatto di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari, Di Matteo, accertati rapporti boss istituzioni. Il killer di Mormile, educatore ucciso perché ha parlato dei rapporti tra i Papalia e i servizi di Francesca Mondin. Al processo 'Ndrangheta stragista parla il pentito Antonino Cuzzola. Rai 3, Di Matteo a carta bianca. Al processo trattativa una profonda omertà di Stato. E qui potete vedere anche il video che infatti vedo che viene segnalato. Poi abbiamo la rubrica Mafia News, iniziamo con il primo articolo, quindi siamo a taglio medio, Portella della Ginestra 71 anni dopo e nelle carte dei servizi USA si parla del mafioso bandito Salvatore Giuliano, a cura della testata Antimafia 2000. Pio La Torre, il volto della politica onesta che si contrappose a Cosa Nostra di Davide De Bari. Gratteri, a Catanzaro mafia forte e strutturata come quella reggina di Antimafia 2000. Poi passiamo ad un'altra rubrica che si intitola Terzo Millennio, quindi siamo a taglio medio-basso. Flotta USA con 1.000 missili nel Mediterraneo di Manlio Dinucci. Il Nicaragua brucia, Ortega rinnega la rivoluzione sandinista. Tra le 300 vittime anche un giornalista televisivo di George Almendras. Kim Jong-un ha passato il confine tra le due Coree, ma i giochi sono ancora tutti da fare, di Giulietto Chiesa. Veniamo ora alla categoria opinioni. Pio La Torre ingroia uno dei grandi padri dell'antimafia.
Ricordiamolo, estendendo ai corrotti la sua normativa contro i mafiosi. Trattativa Stato-mafia, ingroia ai microfoni di Teleiato, sentenza storica di Salvo Vitale. Salvatore Borsellino, ma che eroe Paolo ha solo servito lo Stato. Valeria Frezza intervista il fratello del giudice ucciso dalla mafia, Salvatore Borsellino. Poi abbiamo un'altra categoria dal titolo Di la tua. Dunque, grazie Papa Francesco di Paolo Borrometi. Trattativa in groia, accordo Stato-mafia ancora attivo. Scusate, accordo Stato-mafia ancora attivo di Fabrizio Ciancio. Una giornalista sotto tiro, aggredita recentemente a Bari mentre svolgeva il suo lavoro di cronista per la RAI di Paolo Tonina. Poi abbiamo ancora altre notizie, si passa quindi alla categoria alternativa Pandora TV, iniziamo con il primo titolo, la dura minaccia di Israele all'Iran, a cura di Pandora TV, trattativa Stato-mafia, i numeri del processo, sempre a cura di Pandora TV, e altresì sempre a cura di pandoratv.it, un'altra rubrica che qui abbiamo appunto in questi ultimi che ho citato sono dei filmati. Quest'ultimo dal titolo Terremoto con due morti e due feriti. E qui è un riferimento alla situazione politica italiana. Dopo, ecco, questo qui è un'analisi sempre a cura di Giulietto Chiesa. Vediamo un po', allora, qualche altra notizia. Sì, ecco, questa è molto importante per chi ci ascolta dal centro Italia, dalla provincia di Fermo. Dunque, presentazione del libro Suicidate Attilio Manca, casette dette, 8 maggio, martedì 8 maggio, alle ore 21:15 presso l'auditorium della Valle in via Calatafimi a Casette Dette in provincia di Fermo. Ecco, ci sarà questo convegno, ricordo dal titolo, presentazione del libro Suicidate Attilio Manca. Noi l'abbiamo seguito, questa presentazione l'abbiamo seguita sia come Pianeta Oggi TV che Radio Science TV a Sandola di Piave circa un anno fa. Vediamo se abbiamo altre notizie qui dalla testata di Antimafia 2000.com, degne diciamo così di rilievo, ma queste sono le più importanti, anzi ve le abbiamo dette tutte della home page. Passiamo alla nostra testata pianetaoggitv.net da Venezia, che collabora anche con Antimafia 2000.com e anche, lo ricordiamo, con Pandora TV. A taglio primo abbiamo da pochissimo pubblicato, diciamo pochi minuti fa, poco prima che andassimo in onda, uno speciale, diciamo un TG speciale di Pandora TV dal titolo Trattativa Stato-mafia, i numeri del processo. Poi, sempre a taglio prima, abbiamo notizia questa che era stata posta per alcuni giorni a taglio primissimo. Dicevo, in primo piano Mikhail Gorbaciov, situazione mondiale drammatica, un'inattesa conversazione telefonica con il presidente di Giulietto Chiesa. Qui sarebbe un articolo anche da leggere perché veramente, ecco, fa pensare. Dunque, andiamo avanti, legalità, giustizia, informazione, quando parlare cancella il silenzio utile ai poteri criminali di Maria Marzullo. Ecco, ricordo, la dottoressa Maria Marzullo è la presidente di una importante associazione a Brugnera, siamo in provincia di Pordenone, dal titolo Terra Mater, blog terramater.it, il sito internet per maggiori informazioni, che infatti hanno realizzato un progetto importantissimo dal titolo Legin, ovvero legalità, giustizia, informazione, interessando anche gli studenti. Ecco, su questo naturalmente vedo qua in scaletta che saranno previste alcune nostre trasmissioni
del settimanale Pineta Oggi Reporter. Andiamo avanti, la sentenza di Palermo e adesso i mandanti esterni delle stragi di Giorgio Bongiovanni. Capite perfettamente che il discorso Cosa Nostra è molto più complicato di quello che si può pensare. Forse noi non ce ne rendiamo nemmeno conto, dico anche noi giornalisti, diciamo così, giornalisti generalisti che trattano un po' tutti gli argomenti. Bisognerebbe parlare con i nostri colleghi che analizzano la cosa da vicino, cioè specializzati proprio sull'antimafia, allora forse inizieremo a renderci conto che problema che ha l'Italia, ma non tanto, non solo l'Italia, ma anche l'Europa stessa e il mondo stesso. È l'organizzazione più potente al mondo per quanto riguarda la criminalità, ecco, Cosa Nostra, ricordatevelo molto bene. E quindi molto difficile anche da demolire, perché, come dire, bene o male sono sempre alimentate. Ecco, io credo che la sentenza del processo Stato-Mafia l'abbia detta lunga, abbia fatto aprire gli occhi a parecchie persone, però c'è da lavorare ancora molto. E dunque, rimanendo sempre in questo tema, c'è un'intervista esclusiva a Stefania Limite, nota scrittrice, un'intervista realizzata dai ragazzi di Our Voice, sempre in occasione del progetto Le Gin. Ecco, questa è, come dire, una breve anteprima dei nostri speciali che poi diffonderemo prossimamente. Sempre da Brugnera, per il progetto Le Gin potete vedere una, come dire, una differita di tutta la giornata. E sono due filmati a vostra disposizione, siamo a taglio medio della home page di Pineta Oggi TV, quindi potete appunto vedere un po', rivivere anche quelle emozioni, perché sono state giornate anche, devo dire, emozionanti parecchio, vedere anche questi ragazzi giovani, questi studenti che insomma vogliono dire basta a un pianeta ridotto in questo modo, basta alle criminalità, basta alle mafie, basta allo sfruttamento della società, basta allo sfruttamento del pianeta. Questi giovanissimi ragazzi nati da, come dire, da pochi anni, sono trovati in un ambiente veramente squallido e dicono: ma dove siamo nati qui? Adesso basta, noi siamo stufi, ma gioventù, risvegliati, che cosa stai facendo? Stai dormendo? Ecco, questo è il messaggio forte di questi ragazzi degli Our Voice, e li potete vedere proprio all'interno di questi filmati che riassumono un po' le due giornate importantissime del progetto Le Gin. Allora, c'è ancora dell'altro. Intanto vi ricordo che questa è Radio Sirius TV, state ascoltando il programma di approfondimento Osservatorio Antimafia, sono le ore 22:14 ai microfoni Massimo Bonella. Dunque, alla regia abbiamo di turno, anzi abbiamo tutte e due le regie, Modena e Treviso, con Rosario Moreno e Ugo Moreno. Dunque, andiamo avanti, siamo a taglio medio-basso e vi segnalo questo articolo che poi, più che articolo, è un'intervista video tratta da Antimafia 2000 TV, perché c'è anche la parte televisiva, la parte dei video di Antimafia, quindi non solo articoli, ma anche delle interviste vere e proprie, interviste che possono essere anche proposte alle televisioni regionali e televisioni locali del nostro paese. Dunque, Antimafia 2000 TV, a 25 anni di distanza dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, che hanno portato alla morte di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli altri agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Ciglio e Vito Schifani, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddie e dunque Cosina e Claudio Traina o Traina. Sono ancora diversi pezzi mancanti che si intravedono sotto le macerie. Qui inizia praticamente l'articolo a cura della testata Antimafia 2000, e dopodiché subito l'intervista di Saverio Lodato al dottor Antonino Di Matteo. Poi altro da aggiungere che merita essere posto sotto i riflettori, non ne vedo.
Allora, alla fine di tutta questa rassegna stampa, cos'è che emerge in primo piano? Che è stato constatato che praticamente alcuni pezzi di Stato, meglio, diciamola così, ci siamo resi conto, grazie a questa sentenza Stato-mafia, che in questo paese una parte dello Stato deviata ha trattato con la mafia, con Cosa Nostra. E chi sono questi personaggi qua? Sono personaggi che hanno sciolto, ad esempio, nell'acido dei bambini, perché è successo anche questo, no? Ecco, sono persone che hanno dato vita a delle, hanno creato delle stragi nel nostro paese, con la morte di tante persone innocenti, quindi bambini, anziani, donne, uomini, ecco, che non c'entrano niente con queste idee che hanno questi personaggi squallidi. Ok, allora, una parte, lo ripeto, del nostro Stato ha trattato con questi personaggi qui, ma ci rendiamo conto? Qui c'è una sentenza storica importantissima, che i giornali, i mass media, tutti, dovrebbero andare avanti mesi, se non anni, a parlare di questa cosa, a tenere sempre come riferimento questa sentenza. Allora, vediamo se questa cosa la vedremo nel corso del tempo. Questo è una cosa drammatica, una cosa gravissima che è emersa oggi nel 2018. Abbiamo avuto uno Stato che ha trattato con questi personaggi qua, ma ci rendiamo conto, io dico. E se poi andiamo a approfondire, ne vengono fuori di situazioni. Ecco, allora io mi fermo qui, mi limito a dare, cioè, le notizie, la segna stampa, a evidenziare il problema grossissimo che ha questo paese, disgraziato veramente in tutti i campi, basti vedere nel campo della politica cosa sta succedendo. Ok, allora cosa possiamo dire? Potremmo anche chiudere qui, come dire, ragazzi, questa è la situazione, teniamo le antenne alte. Ma io vorrei chiedere qualche minuto in più alla nostra regia, perché vorrei sentire anche l'opinione del nostro editorialista Rosario Moreno di Radio Sirius TV, che insomma lui so che neanche viste di situazioni, ecco, anche a volte abbastanza drammatiche, particolari giù in Campania, quindi ha una certa esperienza, ecco, non a caso io ogni tanto lo chiamo qui in pubblico, quindi lo porto fuori, lo tiro via dalla regia e lo porto qui nello studio per appunto sentire anche la sua opinione su questa situazione che, ripeto, è veramente triste, altresì preoccupante sapere che è successo quel che è successo. L'abbiamo capito tramite questa sentenza storica del processo Stato-mafia. Io spero che abbia contribuito ad aprire un po' gli occhi agli italiani, che si rendano conto, e che si rendano conto che noi siamo, si può dire, quasi, anzi no, quasi, siamo in debito a questi giudici, perché hanno lavorato rischiando non poco, anche per noi. Ecco, questo è importante sottolineare. Rosario Moreno, una tua opinione in merito. Ciao Massimo, ciao Ugo, ciao a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando in questo momento, come piace dire, a tutto il condominio di Radio Sirius, perché un condominio dovrebbe essere un'unione di persone di affetto e di cuore che si informano e informano per fare aprire gli occhi alle persone. Caro Massimo, volevo solamente dire una cosa, fare uno spot pubblicitario per Radio Sirius, perché sai, ci tengo molto alle nostre news, alla rivista, che ormai sono sei numeri, partendo dal numero zero che stampiamo, non è che stampiamo, una rivista che si legge online, che è RCT News, le notizie scritte, diciamo, e che pubblichiamo ogni mese, una rivista ogni mese con interessanti articoli, sia anche di Antimafia 2000, ma anche parlando di animalisti e di altre cose, caro Massimo. È uscito il numero 5 di quest'anno, 2018, il numero di maggio, è uscito il primo maggio, appunto. E quindi tutti gli amici che la vogliono sfogliare, bene, possono trovarla all'indirizzo www.sirius.it, ripeto, www.sirius.it,
Ho provato a metterci una musica di sottofondo un po' classica, così di accompagnamento, no? Che accompagna la lettura. Non so se funziona bene. Un esperimento anche quello. Ma adesso bando alle ciance, diciamo allo spot pubblicitario per la nostra rivista, per Science News. Massimo, quando mi poni la domanda, o ci sono cose importanti che capitano nel nostro paese, la gente se ne frega. E io molte volte sono contento se capitano cose brutte, perché i cittadini, gli italiani, non vogliono capire. E da che cosa deduco questo? Dal fatto delle ultime elezioni che ci sono state in Friuli. C'è stato un capovolgimento. Io non patteggio per il PD, lo premetto, né per il centrodestra, né poi il Movimento 5 Stelle. Io sono tra virgolette marxista, quindi non posso patteggiare per nessuno di questi partiti che rappresentano il potere comunque e ovunque. Però se qualcuno fa qualcosa di buono bisogna anche dirlo, anche questo è vero. E allora queste elezioni in Friuli che cosa ci hanno insegnato? Niente, non hanno insegnato niente, perché la sentenza che era appena uscita dalla che era stata appena emessa, questa grandissima, grandiosa, cioè questa sentenza che è epocale, fa storia, no? Perché poi è una sentenza che viene dalla Prima Repubblica, che si parla della stessa storia, si sono partiti tutti i fatti, gli accadimenti, insomma tutto quello che ci è capitato. E non abbiamo capito niente. Noi italiani, noi cittadini, non abbiamo capito niente. Chi abbiamo votato? E allora ci meritiamo anche questo, caro Massimo, che domani mattina ci dimentichiamo di questa sentenza, che lo Stato continua ancora a essere colluso con alcuni pezzi dello Stato, continuano a essere collusi con la mafia, che la mafia esista, che vada avanti e che diventi un'industria. A questo punto io direi al nostro Stato, perché noi gli diamo una partita IVA, così siamo a posto e non se ne parla più. Tanto il cittadino medio non gliene frega niente, gli frega della pancia, gli frega l'immigrato che viene a rubarci il lavoro, gli frega e vuole il diritto di avere uno stipendio senza andare a lavorare. Io invece sono di parere opposto, io sono di parere che è giusto che bisogna dare sussidi a chi è povero, però noi come Stato e come cittadini, come collettività, dobbiamo fare in modo che non ci siano i poveri, che tutti quanti abbiano un lavoro dignitoso, che gli procuri i soldi per mangiarli. Io seguivo oggi quello che è capitato in Cina. In Cina in 30 anni hanno cambiato il loro modo, hanno rivoluzionato il loro modo. Perché? Perché mentre noi occidentali mettiamo l'essere umano, la persona, come perno principale, diciamo parte la persona e poi si va avanti, in Cina hanno pensato allo Stato, cioè tutti devono pensare allo Stato, perché il bene è la collettività, perché noi guardiamo lo Stato come collettività. Noi invece pensiamo alla persona singola, me ne frega niente, io oggi faccio il furbo, mi vado a prendere, mi faccio dare una pensione così, en passant, con qualche complicità di qualche parlamentare, di qualche politico di turno, mi becco la pensione da 1.000 euro al mese per tutta la vita, per 40 anni, e poi ci sono i poveri cristi che invalidi sul serio, oppure che vanno in pensione con 400-500 euro al mese. Fin quando avremo questa società, ci meritiamo quello che ci sta capitando. Io la vedo così. Ma diciamo per avallare tutto il mio discorso, perché io non voglio essere cattivo. Io sono cattivo perché le elezioni del Friuli mi hanno reso cattivo. Quello che è successo in Friuli, quelle percentuali devono essere di un non voto, di gente che non andava a votare, oppure votava scheda bianca, scheda nulla, non che mandasse a governo un partito, cioè una coalizione dove all'interno c'è una persona che propone e che è condannata definitivamente, oppure di portare avanti un Salvini. Che cosa serve un Salvini oggi? Che se noi andiamo a leggere la cronaca passata, insomma, ha cambiato totalmente il suo modo di vedere. Per l'amor del cielo, siamo
tutti quanti abbiamo la possibilità di cambiare il modo di vedere, anche perché quando si diventa poi anziani, sai, si vedono le cose anche con un'altra ottica. Abbiamo il PD che è super giù, ha retto, e abbiamo un Movimento 5 Stelle che ha perso una cosa spaventosa, voti in Friuli rispetto alle elezioni nazionali. Quindi che cosa capiamo questo? Capiamo che la gente non se ne frega niente. La gente si ricorda di Portella della Ginestra, l'hai menzionato prima, sono passati 71 anni massimo. È stata una prima strage, come dice nell'articolo su Antimafia 2000, è stata una prima strage di mafia, questa, di Stato, scusatemi, questa, 71 anni fa, a Portella della Ginestra. Qualcuno si è ricordato qualche cosa? Antimafia 2000, c'è un articolo molto interessante che io consiglio di andarlo a leggere. Questa è una notizia. Un'altra notizia: Vitiello, il deputato massone che è stato espulso dal Movimento 5 Stelle, cosa ha detto? Primo stipendio da parlamentare, perché questi qua, anche se non c'è il governo, prendono già lo stipendio, 13.000 euro. L'avvocato Campana era stato candidato per il Movimento del 5 Stelle, che poi è stato espulso in quanto massone. Ma lui cosa ha fatto? Una volta che è stato eletto, non ha rinunciato al seggio e si è unito al gruppo misto. C'è stato il Corriere della Sera che lo ha intervistato e ha riferito che il parlamentare dice che le indennità non vanno tagliate, ma lui dice che è un aspetto che lui stesso smentisce, questa è una nota diffusa poi nel pomeriggio. E poi guardiamo un'altra notizia a livello mondiale, dove si dice, Pandora TV, che nell'arte della guerra c'è una flotta USA con 1000 missili nel Mediterraneo. Eh sì, l'abbiamo data prima. Sì, sono tutte notizie che hai dato, Massimo. Però io volevo approfondire questo discorso, volevo approfondire perché la gente, quando è andata a votare, è andata a votare con la pancia, ha votato partiti e coalizioni che non dovrebbero neanche esistere in Italia, non avrebbero il diritto all'esistenza, perché il centrodestra ha governato con Forza Italia, il PD ha governato con Forza Italia, perché, dico io, vogliamo provare, benissimo, proviamo il Movimento 5 Stelle. Perché punirlo? Perché ha cercato di prima con Salvini, poi col PD, di portare, di fare un governo. Signori miei, con la politica, cioè con la legge elettorale che abbiamo, se uno non ha la maggioranza, non vota, se non ha la maggioranza, non può formare un governo, perché deve avere il numero in Parlamento e al Senato per portare avanti e fare le leggi per uno Stato. Oppure vogliamo una specie di accozzaia che si riuniscano lì e facciano i governi a braccetto tutti quanti, perché punto per fare i 4-5 anni e poi prendersi anche la pensione, insomma, oltre a prendersi i soldi. Insomma. Io dico semplicemente, Massimo, che sono deluso, ma noi continueremo a lottare, perché io parlo di noi cittadini, non solo Radio Science, Massimo. Chiunque ha la possibilità di gridare ad alta voce, io lotto, io vado avanti, io voglio una società pulita, io voglio una società onesta. Questo è quello che cerchiamo di fare, e noi cerchiamo di portare avanti questo discorso. Non so se ho risposto a tutta la tua domanda, Massimo, sono stato un po' prolisso perché volevo esternare il mio pensiero di questi giorni, perché io mi fermo solo a fare la rassegna stampa tutti i giorni, però leggo le notizie e basta, senza commentarle per non deviare l'informazione. Chiedo scusa se mi intrometto. Prego, abbiamo la regia di Modena. Grazie Massimo, grazie Rosario. E volevo solo parlo dalla parte, passatemi, dei giovani, per volevo solo toccare la questione che tu hai detto prima sul discorso, quello, un esempio della Cina, come funziona, che stanno adottando da un po' di tempo questo sistema, che è tutto molto, perché la collettività è più che giusto. Il problema è che in Italia, ma posso dirlo anche tranquillamente in Europa, non c'è questa concezione, cioè è un qualcosa di assurdo. Al contrario, si tende, lo posso dire perché ne ho parlato prendendo l'esempio proprio anche del Giappone,
come si dica che il sistema asiatico, che non me ne voglio gli asiatici in generale, io con l'Asia adesso tocco veramente la Cina e il Giappone, che il loro sistema sia un po' troppo casa lavoro, per non dire un sistema schiavista. Ecco, e quindi la gente lì tendono a pensare alla collettività, in Italia no, in Italia, come hai detto tu, la gente guarda solo il proprio orticello, perché vuole, vede il governo come il male, come il nemico assoluto con cui, da cui guardarsi, da cui combattere. Per come ce la stanno facendo vedere effettivamente, per come si stanno comportando, mi spiace dirlo, io purtroppo sono tra quei tanti in cui vede il governo come il male, il nemico, anche se non dovrebbe essere assolutamente così, ma faccio veramente fatica a vederla diversamente. Da un altro lato c'è l'ignoranza, molta ignoranza in Italia, credo addirittura, non ho, posso parlare di dati in questo caso, mi riferisco solo a qualche articolo che avevo letto in passato, che credo che l'Italia in Europa sia uno tra i paesi più ignoranti, di giovani meno informati sulla questione politica. Si va a votare perché si deve, perché ce lo impongono, perché tizio ha votato tizio, allora aspetta che lo copio anch'io, ma fondamentalmente non si ha un'idea precisa di chi o cosa votare. Non c'è una spiegazione. Quando provi a chiedere grandi giri di parole, ma effettivamente mi sono reso conto a chi ho chiesto e non è stata una o due persone, le stesse persone non hanno saputo rispondermi. E ho fatto veramente fatica quando sono andato a votare, non lo nego, non lo nascondo. E della cosa la trovo da un lato abbastanza grave, perché comunque so che il mio voto, il mio come quello di tutti gli italiani, va a pesare, dovrebbe pesare, e mi auguro che abbia un peso effettivamente. Non voglio svegliarmi una mattina e sapere che il mio voto mi mandano a votare tanto per farlo. Mi auguro che non si arrivi veramente a questo, che non si sia già arrivati a questo. Poi la questione invece che hai toccato è stata questa strage della ginestra. Ecco, qua ricado sul discorso ignoranza. Lo dico onestamente, non l'avevo mai sentita nominare, perché a scuola non l'ho mai fatta. E ci tengo a ribadire, non perché non avevo voglia di studiare cose di questo genere, perché non è mai stato toccato come argomento. Molti argomenti nelle scuole non vengono passati in Italia, si tende a nascondere, ad omettere, anzi più che a nascondere, ad omettere molti fatti storici. Io lo ripeto, alla mia età non sapere un fatto di cronaca italiana così, lo ammetto, è grave. Io non ne avevo mai sentito parlare, e me l'avete detto, l'ho sentito da voi, vi sono andato a leggere in questo lasso di tempo, e ammetto sì, sono rimasto abbastanza... di sasso, proprio perché in tanti anni di scuola nessuno mi ha mai accennato a questo fatto. Conosciamo, inculcato la questione del nazismo, il fascismo, le guerre mondiali. Ribadisco, non sto toccando la politica, io mi sto riferendo a fatti storici, ma non si è toccato di queste stragi. Conosciamo la strage di Capaci, di quello che è successo a Giovanni, a qualcuno in Borsellino, però effettivamente non si è, almeno io non quando è successo, io avevo 12 anni, facevo le medie, ma alle superiori non mi hanno mai fatto studiare la questione della mafia, non si toccava l'argomento, era un tabù assolutamente. Ma io ricordo anche, tornando indietro, la questione storica durante l'unificazione dell'Italia, la questione, il famoso massacro di Bronte. Se andiamo adesso ai giovani d'oggi, nessuno sa, non sanno neanche che cos'è Bronte, che in realtà è un paesino siciliano. Questo perché io ho avuto la fortuna, che questo lo conosco da un mio professore, da un mio ex professore che ho avuto, che era molto attento a questi argomenti, però non facevano parte, come dire, degli argomenti, ecco, non volevo essere ripetitivo, di quello che si dovrebbe studiare durante l'anno scolastico, assolutamente. Diciamo che fu una deviazione che fece questo professore. Perché dico tutto questo? Perché, ribadisco, in Italia c'è molta ignoranza. Da una parte l'ignoranza dettata dal che non siamo invogliati ad informarci, perché è anche una cosa nostra in primis, che dobbiamo essere noi invogliati ad informarci. Da un altro lato si tende anche a voler mantenere una certa... diciamo un certo segreto, non sapere... che termine trovare sulle informazioni, sulle materie di studio anche.
E io questo che comunque trovo abbastanza sconcertante. E poi si vedono, quando crescendo, si vede quello che succede, quel fatto di andare a votare. Perché secondo me, se noi non conosciamo la nostra storia, difficilmente potremo andare a votare o a votare, diciamo, quello giusto, per così dire. Non sappiamo che è quello giusto. Dovremmo votare quello che secondo noi più rispecchia le idee del popolo, perché io penso che i cari governanti dovrebbero rispecchiare più che altro le idee del popolo. Loro dovrebbero essere i portavoce del popolo, non dovrebbero... Ugo, guarda, per darti conferma a quello che stai dicendo, ad esempio, nella scuola non si è mai parlato della tragedia delle foibe, dove personaggi squallidi buttavano dentro in questi pozzi senza fine la gente comune, anche solo perché era sospettata, no? Ecco, quindi io lo stesso come te non lo sapevo, no? Ho cominciato a rendermene conto quando mi sono trovato per vari motivi ad andare in quelle zone, e lì ho saputo, okay, che erano successe queste situazioni terribili. E allora anche io mi sono chiesto, ma come mai a scuola non ce l'hanno mai spiegate? Ecco. E i giornalisti dove sono? Ad esempio, perché quando si parla di sentenze come queste non c'è un eco che va avanti nel tempo, ok? Nei giornali, nelle televisioni, non riportando la stessa notizia copia e incolla sempre, che ovviamente, ma con degli approfondimenti, eccetera. A volte sono le televisioni estere che vengono da noi ad aprire dibattiti, approfondimenti, a realizzare dei reportage su questa materia diciamo così, di Cosa Nostra, no? Chi è Cosa Nostra, chi sono i magistrati che stanno lottando in prima linea. Un esempio è Al Jazeera, la televisione intercontinentale satellitare. Ecco. Un altro esempio, ci sono i convegni dove sono invitati questi magistrati e non c'è nemmeno un giornalista, nemmeno una televisione, nemmeno una testata, insomma. Un esempio pratico, qualche anno fa, mi sembra nel 2015, quando a Venezia, proprio lungo il Canal Grande, c'è stata, ora non mi ricordo, eravamo in zona Canareggio, non mi ricordo il sito preciso, eravamo comunque sopra il Canal Grande, con la veduta nel Canal Grande, e avevamo un convegno importantissimo, pieno di persone, con Nino Di Matteo. In sala nessuna testata giornalistica, nemmeno quella che era, senza far nomi, a pochi centinaia di metri poco più avanti. Ok, allora di che stiamo parlando? Allora c'è da chiedersi come mai avviene questo, come mai di questi magistrati antimafia ne parlano solamente le testate dei freelance, le testate indipendenti, che i direttori di testata, per mandare avanti queste testate, devono fare tutt'altro lavoro, star via anche 12 ore al giorno per avere i soldi per finanziare queste testate e per riempire di queste informazioni, e chi lo fa invece come professione non ne parla, e quindi questo argomento viene sempre tenuto, no, a lato, viene sempre emarginato. Ecco, questi sono alcuni, perché potrei andare avanti ancora, esempi concreti che vanno a confermare quello che tu, caro Ugo, hai poco fa detto a tutti noi. Io, guarda Massimo, ho voluto appunto dire, come dire, dare voce in qualche modo, mi metto, come dicevo prima, dalla parte dei giovani, proprio perché se da una parte, ribadisco, c'è l'ignoranza che non si è invogliati, in primis noi giovani, non voglio fare tutto un album fascio, perché sarebbe anche sbagliato, assolutamente, conosco diversi amici o conoscenti che comunque si tendono ad informare, per carità, però dall'altro lato io l'ho visto a livello di scuola, sarà che comunque ho fatto una scuola professionale, però che non c'è anche la questione di... io ho avuto, ripeto, questo professore che io ringrazio tantissimo, che ci ha invogliato, ci invogliava in qualche modo, e non erano materie di studio durante l'anno, penso che lo possa dire, sono passati quasi 20 anni, purtroppo fu in qualche modo, tra virgolette, dico, punito, perché non erano materie che deviò dal suo percorso di studio che doveva farci,
ma lui lottò lo stesso su questa sua idea, proprio perché i ragazzi era giusto informarli su tutto. Cioè, lui giustamente come professore doveva inculcarci e darci la voglia di invogliarci, non ci stava obbligando a far nulla. Poi toccava ovviamente a noi, ma io infatti, in base a lui, poi alcune cose me le sono andate a vedere, proprio perché mi piaceva il suo modo, il suo sistema. Sulle forbici, esatto, nemmeno le forbici si è mai toccato, io non l'ho mai fatte. Quello che so è perché appunto papà mi accennò delle foibe, lo sentì da lui, addirittura lo stesso massacro di Bronte per la prima volta lo sentì da papà e poi da questo professore, a dirla tutta. E siamo qui, siamo un popolo, ribadisco, siamo un popolo con, purtroppo, mi spiace abusare di questo termine, ma è ignorante, cioè ci pensa a fregarsene al nostro tornaconto e a non informarci, a basarci solo su quello che ci passano nelle TV o nelle radio o sui giornali stessi o in rete, perché la rete è un ottimo mezzo di comunicazione, si può reprire veramente di tutto. E purtroppo è l'uso che se ne fa che è sbagliato. Cioè, io ripeto, è questo che non concepisco. Ma guarda, un altro argomento che purtroppo in Italia rimane tabù, e non voglio certamente aprire una forma di polemica, però che troppo spesso nei giornali o in TV si sente questa violenza inaudita nei confronti delle donne. Ovviamente in generale, ma soprattutto nei confronti delle donne. Ma quello che mi. Ed è terribile, per non dire di peggio. Ma anche la questione, queste forme anche di discriminazione nei confronti magari di chi ha altri gusti sessuali, per così dire. Io non riesco a concepire questa cosa. Cioè, io non concepisco che nel 2018 c'è gente che ora ce l'ha contro gli omosessuali. Io non riesco veramente a farmene una ragione. E io non li vedo nulla di male. Gente che addirittura dice il matrimonio qua, le questioni sui matrimoni civili. Cioè, io dico, ma stiamo scherzando? Io trovo più gravi altre situazioni, trovo più grave la disoccupazione, trovo più grave che ci si ammazzi per delle vaccate, adesso non ho un termine migliore. Cioè, non perché tizio gli piace un'altra persona o probabilmente per altre stupidate. C'è gente che non arriva a tirare a fine mese, non è tanto per dire. Cioè, io non scorderò mai una notizia di 3-4 anni fa, mi pare. Viene beccato la guardia di finanza, questo proprietario del proprio forno giù nel napoletano. Viene multato, già faceva fatica a tirare a fine mese, viene multato, si toglie la vita, cioè addirittura perché? Perché aveva un'assicurazione sulla vita per far arrivare i soldi, cioè per far arrivare i soldi alla famiglia, cioè l'assurdo. Poi le istituzioni l'avevano praticamente abbandonato. Poi, lasciamo stare che comunque la famiglia ha trovato il modo di andare avanti, ma non devono succedere queste cose. Questo fatto qua mi ha colpito perché dico, cioè non è che era stato beccato perché aveva chiesto, mi pare, non mi ricordo se alla cognata o a una nipote di aiutarlo in negozio, e quindi è stato beccato perché per loro non era in regola. Ho capito, ok, da un lato vuoi che gli si metta in regola anche se mi lavora poche ore in una giornata, però dall'altro lato devi anche venire comunque lo Stato incontro a persone anche a livello di tasse. Cioè, questo è un caso, ma ce ne sono quanti di questo? Quanti casi? Non vorrei esagerare nel dire migliaia in Italia, capito? Io abito qua al nord, sì, c'è il nord, è ricco, il nord c'è soldi, da un lato è anche vero, però io ho visto, da me lo posso dire, abito a Modena, ma io ho visto diversi negozi a Modena chiusi, attività anche in pieno centro chiuse. Io proprio sotto casa ho un negozio con la tanto che scritto, anzi due in realtà, con la scritta affittasi. E prima c'erano, uno mi pare un'erboristeria, l'altro ci sono passate tante gestioni, tanti negozi di articoli diversi. Cioè, ed abito in una zona molto frequentata, di passaggio, tranquillamente, ho diverse abitazioni, ho diversi, ci sono tra uffici, centri, cioè, ho tutto qua in zona. Non mi vuoi dire che non riesci ad andare avanti? Qualcuno può dire, magari offre un articolo che non va molto, ma sono passati diversi negozi, cioè di qualsiasi cosa. Non posso credere che non ce la faccio a vendere, ad andare avanti. E qui è proprio una questione, proprio a livello di tasse. Io ho vissuto 5 anni in Svizzera, nel Canton Ticino, ma molte tasse non c'erano come ci sono in Italia. Una stupidata. Forse in Ticino, ammetto che non so bene come funziona il Ticino, ma non esiste la tassa, il canone della TV. Una tassa sull'immondizia. Al contrario, quando co sei obbligato a comprare dei sacchetti neri per l'immondizia, sono già tassati quelli, è già quella la tassa che tu paghi. Ma veramente è un costo irrisorio.
Cioè, è questo che dico. La Svizzera è piccola in proporzione, sono appena 7 milioni e circa 7 milioni e mezzo di abitanti, adesso vado a memoria. Ma vuoi che un paese come la Svizzera riesca a trovare un sistema e l'Italia non ci riesca? Hai pro e contro come in tutte le cose. Non sto dicendo che è il paradiso, attenzione. Ma come questo, come anche altri paesi. Io questo che veramente non riesco a concepire, questa marea di tasse. Poi dicono perché la gente scappa, ma non scappa solo per una questione di tasse, scappa anche per una questione dove che molti universitari non sono tutelati, cioè vanno a fare lavori, a parte che prima di tutto non riescono a trovare il lavoro per cui hanno studiato tanti anni, quindi si devono, chi può si arrangia, ma altri se possono scappano. Io stesso ho una cugina che è andata all'estero. Quindi, cioè, è rimasto, io non, cioè, ribadisco, potremmo stare qui, guarda, esatto, Ugo, fino alle 2 di notte, e saremo ancora qui a elencare tutta una serie di situazioni, situazioni che, tra altre cose, ricordo, negli anni 80 per esempio alcune di queste situazioni non esistevano, ora ci sono. È tutto un complicare la vita alla gente. Purtroppo questa è la situazione che fotografiamo. Io vorrei dire infatti ai giovani: no, guardate, non andate via, rimanete qui, uniamoci per cercare piuttosto, ecco, di combattere un sistema sfruttagente. Appunto, come dicevo prima, faccio mie le parole degli Our Voice, ma gioventù, svegliati, dove sei andata a finire? Ecco, questo è il punto della faccenda. Poi te ne dico un'altra: le televisioni nazionali che sono venute fuori negli anni, fine anni 80, ecco, e si sono perfezionate rubando di fatto tutte le frequenze alle TV locali e quindi creando un monopolio con una programmazione molto bassa, ok, culturalmente molto bassa, se non proprio deleteria, e hanno abbassato, hanno contribuito ad abbassare il grado culturale della gente. Dunque, questo è un altro grosso, ma veramente grosso problema. Io vorrei andare a vedere se in qualche cassetto ci sono dei disegni dove parlavano che si doveva arrivare a questo, eccetera, 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 perché ne sono convinto. Ecco, allora, perché questo? A volte mi dicono a me, no, ma perché secondo te tutte queste cose, a che scopo uno Stato deve arrivare a far questo, eccetera, eccetera. Molto semplice: quando il popolo è ignorante, lo si può manovrare in tutti i modi, quindi fare delle leggi anche anticostituzionali, tanto tutti dormono e quindi si può, ecco, fare senza essere disturbati. Questa è la motivazione, non è poco, insomma. Dunque, questo è che stiamo fotografando. Le povere emittenti, cioè chi fa effettivamente informazione oggi in questo paese, sono le televisioni locali. Perché, attenzione, io vorrei dire una cosa: è vero che trasmettono anche sempre quasi non stop televendite, vendite, eccetera, eccetera, tappeti, ma non è solo così, perché devono avere anche un minimo di entrata per produrre un telegiornale, per far andare avanti una redazione. Ora, la luce che ad alcune televisioni gli hanno tagliato anche i finanziamenti alle redazioni, mi viene in mente il caso di Rete 3, DGS per esempio. Ecco, quindi è anche giusto che abbiano un po' di pubblicità, insomma, e quindi durante il giorno manderanno in onda le televendite o rassegne di tappeti, di gioielli, di quadri, che ne so io, per poi alla sera poter quindi organizzarsi e dare un prodotto serio alla gente, ok, del proprio nel proprio ambito locale, ovviamente. Quindi io dovrei dire questo ai nostri telespettatori: fate oro alle vostre televisioni locali che avete nella zona, cercate di sintonizzarle nei tasti più comodi del vostro telecomando e buttate in ultima i network, per cortesia. Cerchiamo di fare questo sforzo di avere questa visione del telecomando. Allora già, ecco, sarebbe un punto a favore per noi cittadini. Dunque, 22:50, questa è Radio Sais, l'osservatorio antimafia. Io a questo punto ripasserei la palla
a Treviso all'alta regia, che se abbiamo fatto una trasmissione un po' fra noi così, no? A Rosario Moreno, ecco, se vuoi arrivare a delle conclusioni, che poi andiamo dopo, abbiamo anche Montepulciano notizie tra l'altro. Ah, no? sì, hai ragione Massimo. No, volevo soltanto ricordare ai nostri amici, chi ha la Smart TV, cioè quella televisione che si collega a internet, oppure chi ha un televisore normale con una presa SCART, una presa HDMI, queste informazioni le trovano anche sulle riviste, le news che abbiamo pubblicato adesso a maggio, e possono trovarci caricando l'app di YouTube e quindi guardare la nostra web TV RST Science Planet Oggi TV, la possono guardare, può guardare il nostro palinsesto direttamente sul televisore di casa. Comunque sul news di questo mese di maggio ho messo un trafiletto, uno spot pubblicitario, appunto, perché se la gente va a leggere la rivista, legge anche quella. Quindi leggetevi la rivista, cari amici. Ecco, Massimo, dimmi. Un'altra, ti dico al volo perché lo sto vedendo in questo momento, inquadrato. Abbiamo anche un personaggio che collabora con noi, che devo dire che è veramente un personaggio, ultimamente anche l'abbiamo visto in alcune pagine dei giornali. Lui è il noto artista, attore Gianluca Mancuso, che lo vedo alla conduzione del mio programma, perché l'ultima volta ho delegato lui a condurmelo per quanto riguarda la presentazione del premio Purnola presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Ecco, ora ci sta mandando appunto in onda la trasmissione, che è un settimanale, Veneto Oggi Reporter, in questo momento sull'emittente video Telecarnia, siamo sul canale 46, che viene vista in tutto l'Alto Adriatico, anche sconfinando giù fino verso la Croazia, anzi proprio anche in Croazia, quindi tutta l'Istria. Ecco, in questo momento qui abbiamo Gianluca, che è il nostro collaboratore, che sta facendo delle interviste proprio dietro, come si suol dire, dietro le quinte del teatro, ad altri personaggi. Ecco, in questo momento Gianluca Mancuso a Video Telecamera, che poi ricordo verrà anche questo programma replicato su Telemare di Gorizia, un altro emittente che copre tutto l'Alto Adriatico, includendo anche una buona parte della Slovenia fino a Lubiana, fino proprio alla capitale. Benissimo, allora quindi un saluto anche al nostro Gianluca Mancuso. Rosario. Ci voleva Massimo, hai ragione, hai fatto benissimo, perché non dimentichiamoci dei nostri amici, che poi Gianluca è storico per quanto riguarda i Radio Science, perché con lui sono partita la prima trasmissione in diretta, quindi con Gianluca Mancuso, con l'attore Gianluca Mancuso. Quindi se gli amici vogliono scoprire quelle prime trasmissioni, le trovano su YouTube, sulla pagina Radio Science di YouTube, che sono pubblicate. Diciamo prime abbozzi di diretta, insomma, da dilettante, che per quanto mi riguarda lui invece è già un attore, quindi tanto di cappello. E c'è stato anche un interessante articolo su Gianluca Mancuso su un quotidiano qui locale di Castelfranco Veneto. I nostri amici possono andare sia sulla pagina Facebook, dappertutto abbiamo postato questo articolo, che è interessante, questa intervista su Gianluca. E volevo ritornare a un discorso riguardo lo sentiamo proprio in sottofondo, che sta intervistando un personaggio che lui praticamente spacca il teleschermo, è una cosa veramente. Gianluca, comunque, complimenti, che bello. prego Rosario. Volevo concludere il discorso portando alcune informazioni più che concludere. Cari amici, noi secondo gli articoli pubblicati, secondo le informazioni che abbiamo, noi nel 2017, noi mondo, abbiamo speso per gli armamenti, per gli eserciti, 1739 miliardi di dollari. Questi soldi non potrebbero essere spesi per salvare la gente del terzo mondo, come tra virgolette diciamo noi terzo mondo,
ma non è terzo mondo, perché poi in effetti insomma è gente che viene a lavorare tranquillamente e essere immigrato come siamo stati noi. Comunque non voglio entrare in questo discorso. Poi c'è la riforma delle carceri in Italia, e una cosa che mi spaventa è il bilancio dell'Unione Europea, perché si vogliono dare più fondi per i migranti, però vogliono tagliarli all'agricoltura e addirittura vogliono mettere una tassa sulla plastica non riciclabile. Con questo è tutto, Massimo, ti passo la parola così andiamo in chiusura. Benissimo, allora alle 22.56 termina qui l'approfondimento di Osservatorio Antimafia. Abbiamo anche spaziato in altri settori, ma bene o male sempre legato a quello che è il ceppo centrale di questo problema che ha l'Italia. Ecco, noi siamo veramente colpiti. Ecco, vorrei chiudere sempre con questa, tenendo sotto il riflettore quello che è un po' il soggetto, che è stato il soggetto della trasmissione, siamo rimasti colpiti che da questa sentenza storica del processo Stato-mafia, dove un pezzo di Stato ha avuto a che fare, ha collaborato con Cosa Nostra, con questo cancro mafia che è conosciuto non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Sapere che c'è stata questa cosa fa veramente tristezza, rabbia da un'altra parte, e ci rendiamo conto quanto quindi è potente questa organizzazione criminale. E perché non cade mai? Ad esempio le BR sono cadute alla fin fine, ma la mafia no. E per forza, se ha questi contatti, quindi giro di soldi a palate, ecco, vi lascio immaginare perché non cade mai, insomma. Niente, rimaniamo con questa situazione, continuiamo quindi in questo programma ad andare avanti, ad approfondire, a capire poi chi sono, come diceva anche nell'articolo pubblicato su Antimafia 2000 e riportato anche a Pianeta Oggi TV, chi sono i mandanti esterni, alla fin fine, quelli che non si vedono mai. Questo importante articolo che vi consiglio di leggere, scritto dal direttore di Antimafia 2000, Giorgio Pongiovanni. Mi fermo qui allora, motivo di seria riflessione. Io ringrazio le due regie di rispettivamente Modena con Ugo Moreno e Treviso, che è quella poi centrale, Rosario Moreno. Ringrazio anche dei vostri interventi perché sono stati molto pertinenti. E niente, ai nostri ascoltatori rimandiamo l'appuntamento per mercoledì prossimo alla stessa ora. Vi segnalo tra breve Montepulciano Oggi Notizie, quindi tutti coloro che ci ascoltano tramite radiovaldichiana.it, ecco, rimanete all'ascolto perché ci saranno delle informazioni che vi riguardano da vicino. 22.59, grazie a tutti, la sigla può partire, un saluto da Massimo Bonella.